Ragazze e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per andare a preparare una nuova ricetta. Cosa andremo a preparare oggi? Ma oggi è una novità. Non li ho mai fatti. Questa è una nuova ricetta. Ho fatto tante varie versioni. Scusate se mi sistemo. Questa è una nuova ricetta che non ho mai fatto. Diciamo, è una nuova versione, diciamo, perché ci sono varie versioni. Questa è una versione che non ho mai fatto. Spero che venga buona. Spero che sia piacevole come è stata quella della focaccia e oggi andremo a fare dei panini alla ricotta. Vedremo, sicuramente saranno morbidi, se sono come la focaccia saranno la fine del mondo. Le dosi di quanti panini verranno ve lo dirò successivamente perché dobbiamo andare a vedere, siccome non l'ho mai fatta, con queste dosi quanti panini riusciremo a tirare fuori. Vi aggiornerò, ovviamente dopo man mano che facciamo il video vedete anche la quantità dei panini. E niente, gli ingredienti sono i seguenti: utilizzeremo come sempre Monsieur Cuisine, chi non ha Monsieur Cuisine può usare la planetaria e ovviamente per la cottura utilizzeremo la friggitrice ad aria. Chi non ha la friggitrice ad aria e vede il video può usare tranquillamente il forno tradizionale. So, ovviamente sono tutte ricette che se, come si dice, se tenute oppure se mettiamo un attimo di intuito, tutti quanti le possiamo fare, cioè non per forza bisogna avere un Monster Cuisine e la friggitrice. Allora, gli ingredienti dei seguenti panini sono i seguenti: 400 g di farina di semola o rimacinata o di grano duro, 125 g di ricotta, 200 g di latte, 150 g di farina zero, 8 g di lievito fresco, 50 g di acqua, 15 g di sale fino, ovviamente, un cucchiaino di miele, io utilizzerò quello Millefiori, come sapete, e 15 g di olio di oliva. Questi sono semplicemente i nostri ingredienti che andremo a utilizzare. Partiamo subito, andiamo a aprire la nostra base. E andiamo a inserire l'acqua con il latte. Io dico l'acqua con il latte perché li ho messi dentro la stessa tazza. Mettiamo acqua, latte, ci sbricioliamo dentro il nostro lievito, i nostri 8 g di lievito fresco. Andiamo a sbriciolare un pochino grossolanamente e mettiamo un cucchiaino di miele, Millefiori, di solito Millefiori. Ovviamente con il freddo si è solidificato. Andiamo a prendere un bel cucchiaino e lo andiamo a pulire grazie all'aiuto delle nostre lame. Ecco qua. Allora, acqua, latte, miele, lievito e andiamo a chiudere la nostra base. Ovviamente chi usa la planetaria, scaldate quel pochino di acqua, i 50 g di acqua, la fate diventare tiepida oppure la prendete già tiepida direttamente dal lavandino, dal rubinetto, sciogliete dentro il lievito e poi dopo procedete come ho fatto io, mettete latte, l'acqua con il lievito sciolto e aggiungete il miele, ok? Quelli che dovevano fare con la planetaria. Chi usa il robot da cucina come noi, ovviamente adesso andando a scaldare ci pensa lui andare a sciogliere il tutto. Andiamo a impostare 2 minuti, velocità 2, 37 gradi. E cliccate play. Eccoci qua. Dopo aver trascorso il nostro tempo, andiamo a aprire la nostra base. Aggiungiamo le nostre farine. Le ho messe qua insieme. Le ho riunite in un'unica ciotola, pesandole. Ora ci aiutiamo con la paletta, che la paletta l'abbiamo messa. Abbiamo perso la paletta. Andiamo alla ricerca della paletta. Ecco, non l'abbiamo proprio presa. E io ero convinta di averla tirata fuori, vedete? Allora, torniamo a noi. Inseriamo la farina. Poi inseriamo la ricotta. Non prendete quella con il cestino di plastica forato, perché quello lì lo dovete lasciare tutta la notte a scolare.
Prendete quella già bella pronta, quella che volete. Io questa non so neanche che qual è, sinceramente. Ho preso una nel supermercato della Lidl fresca, direttamente al banco del frigo. Poi dopo vi dico qual è, se c'è scritto, eh. Qua. Puliamo tutto il nostro cucchiaio, così tutta la ricotta la mettiamo al suo interno. Aggiungiamo l'olio Evo. Bene a modo, facciamo scendere tutto. E per ultimo aggiungiamo il sale. Allora, il sale sono circa 15 grammi, perché io ne sono circa 7, quindi facciamo due cucchiaini belli abbondanti. Chiudiamo la nostra base e andiamo semplicemente a fare il programma impastare. Vedremo se l'impasto è solido come deve essere e procederemo di conseguenza andarlo a sistemare. Ora andiamo nei programmi automatici, impastare, cliccate la freccia e lasciate tutto com'è, cioè 45 secondi, velocità 4. Abbiamo è trascorso il nostro tempo, andiamo a aprire di nuovo la nostra base. E vedremo che il nostro impasto è bello compatto, non c'è neanche bisogno di andare a fare il secondo giro di programmazione. Come vedete, è venuto perfetto. Se vi siete accorti, abbiamo superato i 500 grammi di farina con cautela, con la testa e soprattutto con ascoltare bene il rumore della nostra macchina. Possiamo andare a aumentare un pochino le dosi, ma senza esagerare, e soprattutto per impasti che siano abbastanza morbidi. Se andate a fare un impasto molto duro, state attenti perché potete andare a spaccare ovviamente le lame. Ho il quale abbiamo usato, se non erro, 550 grammi. Siamo andati 50 grammi oltre. Ora lo andiamo a trasferire in una ciotola, sposto la base del Monsieur Cuisine, preparo tutte le cose che ho necessità, torno qua e vi faccio vedere lo step successivo. Eccoci qua che abbiamo preparato il nostro banco, qua avevamo messo il nostro impasto che abbiamo tirato fuori dalla nostra Monsieur. Ora andiamo a lavorarlo un pochino, aspettate che devo tirarmi sulle maniche in modo che stiano ferme. Andiamo a tenere un panetto bello compatto e omogeneo, eh? È bello morbido, si lavora proprio bene. E mi raccomando, lavorare sempre con il dorso delle nostre mani. I nostri impasti si lavorano in questo modo. Ecco qua. Dopo aver fatto un bel panetto, ora andiamo a fare i nostri panini. Prendiamo un coltello e cerchiamo di fare circa 60 grammi, se non mi sbaglio, sì, 60 grammi cada uno. Andiamo a tagliare dei piccoli tocchetti, andiamo a vedere come peso, se ci siamo o meno. Siccome è molto grande, è meglio tagliarlo a metà, così facciamo meno fatica a fare i tocchetti. 100 grammi addirittura. 80 grammi, ce la possiamo fare? Ma 65 grammi vanno bene, dai. Allora, facciamo circa 65 grammi. Tanto poi dobbiamo poi farlo andare a lievitare. Ecco qua, facciamo tutti i tocchetti da 65 grammi l'uno. Ecco qua, ci vengono 14 panini. Ora ne prendiamo uno a uno, andiamo a lavorare un po' con le mani, in questo modo, cercando di chiuderlo tutto dentro di sé. Tutto all'interno, lo chiudiamo, lo giriamo e creiamo delle belle pallozze. Vedete? In questo modo. Sotto cercate di chiudere in modo che rimanga chiuso, eh? In questo modo. Quando abbiamo creato le nostre pallozze, vi faccio vedere. Prendiamo la nostra teglia 30x30, oppure usate quella che voi avete, ne fate più di una, ovviamente. Mettiamo sotto un po' di, non è farina di semola, questa è quella che uso nella pizza, la famosa farina diabolica, quella che stacca pizze. La mettiamo sotto un pochino, in questo modo. E ci andiamo a mettere le nostre pallozze. Ci andate a fare un bel taglio a croce profondo, ma non fino in fondo, eh?
che si allarga un po', però che sia così. Mettiamo un altro po' di farina sopra, sempre questa qua, sta catella, sta capizza. Ed ecco qua. Ora ne andiamo a fare un altro, così vi faccio vedere. Prendete un altro tocchetto, lo andate a lavorare, o lo lavorate con le mani così, io sto cercando di imparare a lavorare col dorso della mano, e si lavora molto meglio, l'impasto viene migliore, ho notato, eh. Quando l'avete tutto riunito in questo modo, girandovi sempre l'impasto e portandolo al centro, poi non fate altro che andare solo a dare una bella chiusura sotto, vedete? Poi lo girate, lo lavorate, lo arrotondate in questo modo, fate già il taglio a croce semmai qua sopra che è più comodo che dentro la teglia. Ok, allargate. Lo andate a posizionare un po' distanziati, un po' di questa farina, sempre questa qua, sta capizia diabolica. Ecco qua, ora li andiamo a preparare tutti. Ecco qua i nostri panini, qua ne stanno 9 nella teglia 30x30, poi ne ho messi gli altri qua, gli altri 5, arriviamo ai nostri 14 panini. Ora dobbiamo andare semplicemente a chiuderli con la pellicola come ho fatto qua, adesso vi faccio vedere. Tanto questo lo appoggio un attimo qui. Ora fate così: siccome 30x30 è bella grande, andate a coprire metà teglia, così state metà, fate mezza teglia e l'altro pezzo vi serve per andare a piegare sotto. Ovviamente deve essere un pochino più lungo. Ecco qua, la tenete un pochino tirata, mi raccomando, la fate andare sotto. Poi la tirate su, fate andare sotto dall'altra parte e poi la tirate qua nel laterale, così che non entra l'aria. Quando avete fatto la prima metà, andiamo a fare l'altra metà. Metà teglia e metà deve essere la pellicola all'esterno. Cerchiamo di tenerla tirata, mi raccomando, sperando che i panini non la vadano a toccare. Se la vanno a toccare, pazienza, la teniamo un po' tirata. Ecco qua, vedete come bella tirata. Ora andiamo a farli lievitare per almeno 3 ore, 3 ore e mezza. Quando sono belli doppiati, che sono passate quelle 3 ore, 3 ore e mezza chiusi dentro al forno, dentro la friggitrice, poi torniamo qua che procediamo con il prossimo step. Eccoci tornati, che sono passate le 3 ore, 3 ore e mezzo, e adesso andremo a cuocere i nostri panini. Per prima cosa, una tazzina bella robusta, soprattutto nelle friggitrici a forma di forno, diciamo. Mettete 2 dita di acqua, non superate la metà, la mettete sotto perché poi dopo andiamo a fare la cottura a piano centrale. Massima potenza della vostra friggi, io in questo caso 230, chi ha 220 fa 220, chi ha 210 fa 210, chi ha 200 200. Fate preriscaldare per un paio di minuti, 3 o 4 minuti. E poi dopo andiamo a inserire i nostri panini. Ora vi faccio vedere, dopo 3 ore, 3 ore e mezzo circa, come sono diventati. Guardate come si sono doppiati. Ora andiamo a togliere ovviamente la nostra velina, quella che abbiamo messo prima, se vi ricordate. La togliamo delicatamente senza far toccare i panini. Oh, fortunatamente non li ha toccati. Ecco qua, guardate come sono diventati più grandi. Ora, appena abbiamo preriscaldato, alla stessa temperatura massima della nostra friggitrice, andiamo a cuocerli. Ovviamente chi ha la friggitrice a cassetto ne può cuocere 2 alla volta e di fianco la tazzina la mette di fianco, invece che sotto, come facciamo noi con la forma fornetto. Massima potenza, controllate spesso per la cottura perché possono essere abbastanza veloci. Controllate la cottura che sia bella uniforme sotto e sopra. Come sono pronti, torno qua che vi dico le tempistiche che ho utilizzato io. Allora, la prima cottura ci abbiamo messo 8 minuti, la seconda cottura ci abbiamo messo 6 minuti. Sempre piano centrale, senza girare nulla perché noi abbiamo la doppia resistenza. Controllate bene la doratura sotto. Se avete necessità, soprattutto per chi ha una sola resistenza, andate a girare. Questi sono i nostri panini, io vi faccio vedere, li ho messi sulla grata. Hanno messi sulla grata così rimane la croccantezza, guardate.
sono eccezionali. Ora vi faccio vedere sotto come sono venuti cotti, più sotto che sopra tra un po'. Belli, morbidosi, perché la ricotta rende comunque morbido come la focaccia, non rende il pane secco, diciamo. Belli morbidi. Ora dobbiamo aspettare che si vanno a raffreddare e pronti ad andare a farcire una riscaldatina, quando la sera li andate a riscaldare e mangiare. Per la conservazione, io quando saranno completamente raffreddati, li chiuderò uno a uno con la bellina, la pellicola alimentare, quella trasparente, e li andrò a surgelare. Al massimo, quando sono chiusi con la velina, li andate a mettere dentro un sacchettino da freezer, così non si vanno a aprire, potete andarsi a aprire. Li tenete dentro un sacchettino da freezer, però chiusi singolarmente, così non rischiate che si vadano, potrebbero andarsi ad attaccare durante il surgelamento, diciamo, mentre si vanno a surgelare. Quindi io in questo caso preferisco andare a chiudere con la velina, metterli dentro in un sacchetto grande da freezer, poi così mani a mano uno tira fuori il numero preciso esatto di cui ha necessità. Una mezz'oretta di solito, perché io li faccio sempre di questo formato, quindi di solito una mezz'oretta, massimo 40 minuti, si vanno a scongelare a temperatura ambiente, li andate a farcire. Io metto sempre o il pecorino, lo stracchino, un po' di salume, poi vado a fare una ripassatina in friggitrice a 3 minuti a 160 o 170 gradi, prendono una croccantezza, un essere soffice, morbidi, e nello stesso tempo il nostro formaggio che andiamo a mettere all'interno va a scaldarsi, a rimanere, diventa veramente eccezionale. Questo è quello che vi consiglio io. Se invece li mangiate tutti massimo in 2 giorni, allora li andate a conservare tranquillamente dentro un sempre sacchetto da freezer quando sono completamente raffreddati. Mi raccomando, fateli prima raffreddare, se no creano umidità, liquido, acqua e poi marciscono in pratica. Vi consiglio di farli raffreddare completamente e così via. Se invece sono troppi come me, nel mio caso, io tengo fuori quelli che mangiamo stasera, tutti i resti, tutto il resto andrà in freezer, anche perché giorno per giorno non so se lo utilizzerò domani. Se mi serve, so che 40 minuti prima posso andarlo a tirare fuori e ottengo lo scongelamento e la preparazione come se fossero appena fatti. Li lasciamo su una grata, mi raccomando, in questo modo, anzi adesso vado a metterla quella grata più grande, quella da torta, questa è quella che va nella friggitrice Sky, prendo quella larga, grande proprio da torta e le andiamo a fare completamente raffreddare. Allora, io vi lascio scritto sotto la ricetta e gli ingredienti, scusate, e i tempi di cottura che ho utilizzato io. Più o meno, se io ci ho messo 8-6 minuti, voi ce ne metterete 10, 12, 13 massimo. Ovviamente dovete andare a controllare perché i tempi precisi per tutte le friggitrici non è possibile, perché io ne ho 4, posso testare su queste 4, tutti gli altri modelli io non li ho testati, quindi non vi posso garantire i minuti e i tempi precisi esatti. La gradazione è il massimo, però i minuti vi dovete regolare voi andando a controllare spesso, mi raccomando. Detto questo, vi lascio scritto sotto anche i miei canali dove potete seguire, contattare e iscrivervi. Iscrivetevi al canale in basso a destra dove c'è scritto iscritto e iscritta e poi cliccate la campanella per attivare le notifiche. Così ogni volta che io pubblico un video, vi arriva direttamente la notifica sul dispositivo su quale l'avete attivata e per qualsiasi cosa mi potete contattare. Io appena un attimo di tempo rispondo sempre a tutti, portate pazienza perché siete in tanti e i canali sono tanti. E detto questo, fatemi sapere se l'avete fatte, se li avete fatti, se vi sono piaciuti e come li avete farciti. Ciao, alla prossima!